Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo in compagnia di due persone speciali che stanno organizzando qualcosa di altrettanto speciale. Alla mia destra avete Stefania, abbiamo Stefania Cello, e invece alla mia sinistra Marianna De Buono o Vuono? De Buono, vedi, io già sapevo, però comunque mi interessava precisare questa cosa. Ma perché? Perché l'orchestra del Titanic, compagnia teatrale, giorno 20 di questo mese, 20 ottobre, presso il Teatro Comunale Aiello Calabro, realizzerà un evento di beneficenza dal titolo A Marietta le trema la gamba, che già il titolo la dice lunga, solo che qua dobbiamo chiedere alle organizzatrici. Quindi lei è organizzatrice, dicevamo, Marianna, mentre Stefania è l'ideatrice di questo progetto di beneficenza. Partiamo da Stefania. Per Stefania dobbiamo chiedere come mai è nata quest'idea e soprattutto se c'è all'interno di questa serata particolare una scena che, non so, ti ha attirato, ti ha fatto pensare. Sì, la scena che mi ha fatto pensare è una scena dove i fratelli si riuniscono per parlare con un avvocato, quindi è una scena molto esilarante, fa ridere, e quello mi ha fatto pensare ai bimbi, e poi ho pensato di devolvere questi soldi a questi bambini che ne hanno bisogno. Diciamo da subito che questa iniziativa benefica è dedicata ai bambini del reparto pediatrico oncologico dell'ospedale Annunziata di Cosenza. Questo è importante da dirlo. Quindi il biglietto, chiamiamolo così, ma poi in realtà è un contributo per partecipare a questo spettacolo, è di 5 euro, anche se poi in realtà, se una persona decide di metterne 10, di metterne 20, state tranquilli che i soldi andranno a buon fine, saranno consegnati direttamente alla struttura ospedaliera per sostenere proprio le iniziative che vengono fatte nel reparto pediatrico oncologico. Stefania, io voglio chiederti anche da cosa nasce questa tua diciamo vicinanza a questa causa benefica, anche perché so che già tu, lavorativamente parlando, ti occupi di assistenza. Sì, ma in realtà quello che mi ha indotto a fare questa iniziativa è stata tantissimi anni fa. Ho conosciuto indirettamente una famiglia in ospedale dove aveva questo bambino affetto da leucemia, e che un giorno gli hanno comunicato che il bambino, dopo una visita, aveva una macchia allo stomaco e non si sapeva che cos'era. Allora io da quel giorno ho pensato sempre a questo bambino Francesco e non l'ho dimenticato più. Quindi mi ha indotto a fare questo spettacolo e a devolvere i soldi a questi bambini. Bene, questa è l'idea. Ovviamente all'interno di quella serata particolare ci saranno altri micro, diciamo, eventi. Io vi invito infatti a venire, perché non ci sarà soltanto lo spettacolo teatrale, ci sarà anche altro, ma vi lascio la sorpresa. A questo punto parliamo dell'organizzazione, cosa c'è dietro. Ecco perché abbiamo Marianna che ci dirà quali sono magari le difficoltà, perché sembra facile organizzare uno spettacolo, invece no, perché c'è molto dietro, molto lavoro, molto impegno e soprattutto la difficoltà forse anche a reperire i contributi. Sì, purtroppo i contributi sono la pecca di questi eventi organizzativi, perché si pensa solo ai soldi, non si pensa al lieto fine, al buon fine della realizzazione di un evento. In questo caso credo che i soldi siano proprio l'ultima spiaggia, l'unica cosa a cui non pensare, bensì questa è stata un'occasione per non solo dare il nostro contributo economico, ma inviterei, oltre allo spettacolo, venire poi in futuro al reparto di oncologia pediatrica. Abbiamo detto, penso, tutto. Una cosa che dobbiamo però dire qual è: il teatro porta ben 280 posti. L'intenzione di Marianna e di Stefania è di riempirlo tutto, possibilmente fare stare anche delle persone alzate, diciamocelo, anzi, se ci saranno delle persone alzate, noi saremmo contentissimi. Quindi avete tempo, perché lo spettacolo si terrà, dicevamo, al Teatro Comunale di Aiello Calabro il 20 ottobre alle ore 20:30. È facilmente raggiungibile, su Facebook trovate l'evento, poi comunque su Facebook potete
potete trovare anche Marianna De Buono e ovviamente Stefi Cello, perché se no, se cercate Stefania Cello non la troverete mai. Quindi, se volete partecipare, il costo, diciamo, del biglietto, o meglio del contributo, è di 5 euro, ma noi vi diciamo venite soprattutto per contribuire con la vostra presenza e vedere con i vostri occhi l'orchestra del Titanic mettere in scena a Marietta Le trema la gamba. Vi divertirete, perché poi la cosa importante è cercare di sdrammatizzare, perché sono bambini, ci sono le famiglie dietro, l'importante è, come diceva Patch Adams, che la risata sia l'unica vera cura alla malattia, perché poi la malattia farà sicuramente il suo corso, ma ci sono delle famiglie dietro e non dobbiamo mai 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 perdere la speranza. Quindi io ringrazio assolutamente Stefania Cello e ovviamente Marianna De Buono, che è l'organizzatrice. Vi aspettiamo il 20 di ottobre presso il Teatro Comunale di Aiello Calabro per questo spettacolo teatrale di beneficenza. Riccardo Cristiano, Liberi TV.